Buon pomeriggio da Feminism, la fiera dell'editoria delle donne, giunta alla sua quarta edizione, che è stata inaugurata domenica 7 marzo e proseguirà con le dirette sia sulla pagina Facebook sia sul canale YouTube fino alla fine di maggio. Il calendario è visibile sul sito Feminism, fiera dell'editoria delle donne. E nella home potete anche iscrivervi alla newsletter, così sarete sempre aggiornati sul calendario. Io sono Giovanna Olivieri e sono la coordinatrice della Biblioteca Archivia, che ha sede alla Casa Internazionale delle Donne di Roma ed è anche fra gli enti che organizzano la fiera. Oggi presentiamo un titolo su un tema di grande spessore e attualità, che ha coinvolto e mobilitato tante donne e femministe. Nomino solo due di questi casi. Il primo è il documento dell'Assemblea della Magnolia dal titolo Non c'è più tempo per il pianeta, per il nostro mondo, per le nostre vite. Noi siamo la cura. Un documento costruito con l'apporto di numerosissime donne, associazioni femministe, a partire dall'Assemblea della Magnolia che era stata indetta dalla Casa Internazionale delle Donne di Roma nel luglio del 2020. Il secondo che vi voglio ricordare è la mobilitazione dell'8 marzo che aveva come parola cura, una parola che ha abitato le piazze transfemministe in occasione dello sciopero, della giornata di sciopero indetta da Non Una di Meno. Il libro che vi vogliamo presentare questa sera si chiama Manifesto della cura per una politica dell'interdipendenza, edizione di Allegre, appena uscito, e scritto da The Care Collective, che è un gruppo inglese, britannico meglio. E con noi questa sera ci saranno una delle coautrici, Lynn Segal, una delle traduttrici, Gaia Benzi, e anche Maddalena Fragnito, che è una attivista culturale. Lynn Segal è un'accademica e attivista britannica di origine australiana, che ha scritto tantissimo, femminista, e che ovviamente ha un elenco lunghissimo di collaborazioni e scritti, per cui rimandiamo alla sua pagina su Wikipedia. Maddalena è un tipo molto curioso perché è un'attivista culturale che ha fondato, cofondato un centro a Milano che si chiama Macao, la cui ultima produzione è proprio la mappa della cura e le realtà solidali a Milano, ma anche un asilo nido autogestito, di cui ha scritto un manuale per un asilo pirata, o uno dei suoi ultimi progetti, una sartoria parlante tra donne migranti. Gaia Benzi è traduttrice per Allegre di questo testo e ovviamente farà la traduzione di Lim, che sta in questo momento in Gran Bretagna. Il libro è acquistabile sul sito di Allegre, nelle librerie naturalmente, o anche su Bookdealer, la piattaforma delle librerie indipendenti. Molto contente di questo progetto di discussione, passo adesso la parola alle tre ospiti e auguro a tutti voi un momento interessante e vivace con questa presentazione. Buon pomeriggio, buon ben ritrovate, ben ritrovati. Hi Lynn, ciao Maddalena. E grazie a tutte e a tutti quelli che ci stanno seguendo, che stanno seguendo questa presentazione. Grazie a Feminism che ci ha permesso di organizzarla e che ci ospita adesso in diretta sui suoi canali social. E oggi presentiamo, come diceva Giovanna prima, il Manifesto della Cura, a firma del collettivo The Care Collective, di cui Lynn è appunto una rappresentante qui oggi, ve lo faccio vedere.
Il manifesto della cura, eccolo qui, la copertina che vedete a firma di Rita Petruccioli, questa bellissima copertina, e questo libro l'ho tradotto insieme a Marie Moise e l'abbiamo arricchito come casa editrice Alegre di una bellissima prefazione a firma della studiosa Sara Farris e di una postfazione della giornalista Jennifer Guerra. È un libro che, a cui teniamo davvero molto quando Sara ce ne ha proposto la traduzione. Ormai mesi fa abbiamo detto subito di sì perché, come accennava Giovanna prima, la cura è un tema al centro del dibattito. Di cura ormai oggi si parla tantissimo, si parla in quasi tutti i canali, ma molto spesso purtroppo a sproposito. L'abbiamo visto negli scorsi mesi, soprattutto un anno fa con il lockdown di marzo e aprile, quando l'Italia intera ha scoperto che esistevano dei lavori, cosiddetti lavori essenziali, tra cui ricadevano ovviamente anche i lavori di cura. E dico che li ha scoperti perché non perché questi lavori non esistessero prima, ma perché ovviamente a quel punto, tutti chiusi in casa, ci si è resi conto che, intere categorie di lavoratori e lavoratrici erano quelle che consentivano alle nostre vite di riprodursi e a noi di stare bene in salute, appunto svolgendo lavori di cura, ed erano appunto essenziali, ma si trattava di categorie di lavoratori e lavoratrici spesso sfruttati e sottopagati. Questo perché nel capitalismo, e in particolare nella sua versione neoliberista che viviamo da ormai diversi decenni, la cura è stata svalutata, è stata relegata alle donne e chiusa appunto nell'intimità delle abitazioni, oppure è stata razzializzata, cioè è stata diciamo delegata anche in questo caso a categorie di lavoratori e lavoratrici per lo più immigrati con pochi diritti. Questo perché? Perché nel neoliberismo la cura è una merce come tante altre, un bene che può essere venduto e soprattutto comprato è qualcosa che ti puoi permettere soltanto se hai soldi. È un sistema, quello neoliberista, che ci ha reso sempre più incapaci di dare e ricevere cura. Lo dicono molto bene le autrici e gli autori del manifesto, il Care Collective, quando nell'introduzione appunto dicono che l'incuria oggi regna sovrana, è un mondo fatto di incuria, quello in cui viviamo, è un mondo in cui appunto siamo stati resi incapaci di prenderci cura gli uni degli altri. Ebbene, il manifesto parte da questo assunto per ribaltare questa prospettiva. Cosa succederebbe se invece in questo mondo mettessimo per una volta la cura veramente al centro di tutto? Risponde a questa domanda il manifesto, prova a farlo partendo dal piccolo e arrivando al grande, attraversando un po' tutti i vari livelli dell'esistenza, quindi dal microcosmo delle relazioni interpersonali fino al macrocosmo dei rapporti fra stati, fra economie e anche del nostro rapporto col mondo, col pianeta. È un libro che mette la cura al centro, non nega gli aspetti ambivalenti del lavoro di cura, cioè il fatto che la cura è sì qualcosa che è legato all'affetto, è legato all'emotività, ma anche un'ambivalenza di fondo, e quindi è un lavoro che costa fatica, è un lavoro anche doloroso, che ha a che fare con gli aspetti più degradanti della nostra esistenza terrena, spesso anche con la fine della nostra vita, e lo fa appunto in maniera coraggiosa. Partendo da un presupposto fondamentale, che è poi anche il sottotitolo che abbiamo dato e che hanno dato anche loro al libro, il Manifesto della Cura, e cioè per una politica dell'interdipendenza. Perché è un presupposto fondamentale? Perché, come dicevo prima, noi siamo stati resi incapaci di dare e ricevere cura, ma questa è una necessità di cui dobbiamo renderci conto, cioè dobbiamo partire dal riconoscere che tutti noi e tutte noi abbiamo bisogno di cura in vari momenti della nostra vita, ne abbiamo bisogno, ne avremo bisogno, così come siamo capaci appunto di fornirla. E quindi la cura è un circuito, è qualcosa che è costitutivamente presente nelle nostre vite. Rimuoverla o mercificarla assolutamente non solo non ci aiuta a vivere meglio, ma addirittura ci sta portando a distruggere
questo mondo e le relazioni che abbiamo gli uni con gli altri. Quindi a partire dal riconoscimento della nostra reciproca interdipendenza, il manifesto traccia un'alternativa. Molti dei temi che sono presenti in questo libro hanno già fatto parte del dibattito pubblico di questi anni, il mutualismo, ad esempio, lo spazio pubblico, il nostro rapporto con l'ecosistema e con il pianeta, come dicevo prima. Ne cito solo alcuni perché il libro è piccolo ma molto agguerrito e veramente, veramente ricco. E adesso con Maddalena e Lynn ne parleremo in maniera più approfondita. Appunto, cita tutti questi temi, ma ha il pregio di metterli in connessione e quindi di fare un quadro generale per tracciare poi di fatto un affresco di un altro mondo possibile, di un'alternativa. Che però è ben radicata in quegli esperimenti che già oggi esistono e che si sono rivelati vincenti. Quindi è un'alternativa, è un manifesto politico, ma è ben piantato con i piedi per terra. E appunto, come dice Naomi Klein, questo tentativo ben piantato con i piedi per terra parte dalla cura e arriva alla cura. Che appunto, come dice Klein, è il concetto e la pratica più radicale che abbiamo oggi a disposizione. Bene, grazie per questa breve introduzione che vi ho fatto, che assolutamente non esaurisce i temi del libro. Grazie per avermi ascoltato. Io vorrei passare subito la parola alle nostre ospiti, Lynn Segal e Maddalena Fragnito, e farò da traduttrice per le risposte di Lynn e Maddalena. Che parleranno in inglese e io tradurrò per voi in italiano. Bene, inizio subito chiedendo a Lynn di raccontarci qualcosa in più del Care Collective. Lynn, I will give you the word right now and I'll ask you to talk about the Care Collective. Yes, right. Thank you so much. It's wonderful to be here. I'm so sorry I don't speak Italian, that beautiful language. But it's just wonderful to be here. And thank you, everybody who's helped organize this, Maddalena, Gaia, everybody. So we formed. I'll stop you a little bit so I can translate. Grazie, bellissimo essere qui oggi. Ringrazio tutte le persone che hanno permesso questo incontro. Maddalena Gaia, le organizzatrici del festival. Mi dispiace di non parlare italiano, ma è bellissimo essere qui oggi. Right. So personally, I had been reflecting on people's fears of human fragility and loss and mortality for a very long time as an older feminist. Indeed, I wrote a book called Out of Time, The Pleasures and Perils of Aging in 2013, in which I was talking about all those negative stereotypes of old people, you know, the dismissal and often contempt, which we actually saw increase with the economic crisis post-2010, with people talking about a silver tsunami of demented old people taking over our country. So I was concerned with that and also always with how we cherish our ties to others, which I wrote about in Radical Happiness. But then, you want to? Come diciamo nel mio lavoro ho riflettuto a lungo sulle paure delle persone. E sulla fragilità umana, su come questi sentimenti stiano crescendo sempre di più a partire dalle crisi degli ultimi anni, e come siano tacciati di ne stereotipi negativi. Ho scritto questo in alcuni precedenti lavori, come ad esempio Out of Time. So then, of course, it only got worse, that market-driven rationality of aspirational individualism, and all around us, everything seemed to be getting worse. So that's why in 2017, we formed a care collective. It's only later we called it a care collective, but we knew we wanted to think about all the ongoing calamities around us. And five of us came together. We were all friends or acquaintances, Andreas Chatzidakis,
from marketing. We're all from different disciplines. Jamie Harkin from media studies, Joe Littler from sociology, Catherine Rottenberg from English and humanities, and then me from psychosocial studies. And we just started reading everything we could about care, about interdependence, about, you know, our need from birth onwards to receive care, but also thinking about the world around us and the terrible calamities of care we were seeing everywhere, from what was happening to old people, with over 1 million people left without their caring needs being met in the UK, and basically a crisis of care at every level, which paralleled the neglect of the situation of refugees, the dismissal of climate change threats by so many people. So we really thought we've got to try and get a grip on this. And we kept reading at first, but then just the crises all around us made us think we've got to do more. We want to make an immediate intervention. And so that's why we decided to write a manifesto, which became the Care Manifesto. And its subtext, the politics of interdependence. Ok, come dicevamo prima, la follia dell'irrazionalità guidata dal mercato di un mondo sempre più brutale non faceva che aggravarsi con le crisi che si succedevano. E così che nel 2017, come gruppo di amici e conoscenti, studiosi, tutti da discipline diverse, abbiamo deciso di formare quello che poi sarebbe diventato il Care Collective. Tutti noi, Andreas Katsadikis, Jamie Hakim, Joe Litter, Catherine Rottenberg e Lynn Siegel, veniamo da discipline diverse, studiamo cose diverse, ma tutti noi eravamo preoccupati a vedere diciamo, questo mondo essere sempre più travolto dalla crisi della cura. Abbiamo iniziato leggendo tutto quello che potevamo sulla cura, sull'interdipendenza, e lo mettevamo in relazione con quello che stava succedendo attorno a noi, e in particolare con questa crisi della cura che andava dal rifiuto di avere a che fare o del prendersi cura delle persone anziane che venivano abbandonate a loro stessi dallo Stato, fino al rifiuto appunto di avere a che fare con la crisi dei rifugiati che venivano abbandonati e lasciati morire senza alternative. Appunto da questa crisi della cura è nato il nostro bisogno di approfondire il tema, e all'inizio leggendo, ma poi abbiamo deciso che era necessario fare di più e abbiamo deciso di scrivere quello che poi sarebbe diventato il Care Manifesto, il manifesto della cura. Ok, so probably it's... So first of all, I'm very glad for the opportunity to present the Care Manifesto with Lynn Siegel, and also very grateful to Allegre, the publishing house, and to Mary Moise, Gaia Benzi, Sara Farris, and Jennifer Guerra, is to say to all people who allow a very fast translation and publication of the Care Manifesto in Italy, which we must admit is not so common, so thanks. And I'm grateful because I truly think that this book is crucial and also comes in crucial times. Indeed, it comes in a moment when talks of care are currently everywhere. Thus, is indeed important to have and to read this manifesto now, in these days, as Gaia was saying in the introduction, both because the manifesto is able, let's say, to unveil the paradoxes and ambiguities of care, and together to imagine a world where care is at the very center of life.
Sono molto grata, grazie a tutti per aver organizzato questa presentazione, grazie alla casa editrice Allegre per aver approntato una traduzione così veloce di un libro che è cruciale, centrale avere qui perché tratta un tema che, come diceva Gaia nell'introduzione, è al centro della discussione. The manifesto does so, from my perspective, of course, by drawing on a very vast feminist genealogy and literature around the topic of care and social reproduction, and also by using a very direct language. And I think this is one of the most interesting aspects of the book. Its radical accessibility, I would say, and also its circular and elastic structure with which the manifesto brings the reader into the multiple dimensions of care in everyday life. Credo che questo, il manifesto della cura, uno degli aspetti più interessanti è che si fonda su una genealogia femminista veramente molto vasta e uno dei suoi pregi, uno dei punti di forza è il linguaggio diretto che lo rende veramente molto molto accessibile e riesce a portare il lettore attraverso molti sfaccettati aspetti della cura. So some month ago, Amaya Perez Orozco, which is a Spanish economist, scholar and activist, explained in front of the Spanish Congress of Deputies that to understand what care work is, we must look at all those activities that were not able to halt, to stop during the lockdowns issued by governments to prevent the virus from spreading. Thus, to all those activities that we and also governments were not able to simply shut down. No? This is a powerful image, which is able, from my perspective, to unveil how much we depend on care in different level. So, Lynn, I would love to ask you if you can say something about the CARE manifesto's understanding and meaning of care, perhaps by explaining the reason for the use of the same term of care rather than social reproduction, for instance, as well as the need to politicize care that runs all over the book, and finally, this model of universal care that your text puts forward. Thank you. Thank you. Okay, sorry, Lynn, yes. I'll translate the question. Amaya Perez Orozco, che è una economista spagnola, correggimi se sbaglio, Maddalena, ha fatto un intervento alla Camera dei Deputati spagnola in cui per definire che cosa fosse la cura, ha detto la cura sono tutte quelle attività che non si sono potute stoppare durante il lockdown. E questa è un'immagine molto potente perché ci fa davvero capire quanto le nostre vite siano dipendenti dal lavoro di cura. E così per iniziare la nostra conversazione vorrei chiedere a Lynn che significato dà alla parola cura, che relazione c'è con la riproduzione sociale e che il suo rapporto e la definizione che danno nel libro di cura universale. Lynn. Yes. It is interesting, isn't it, that suddenly with this pandemic, what we discover is that all those well-paid, overpaid people at the top of society were all but useless to us. And the people we really relied upon were those underpaid, undervalued workers, often living with in-house poverty, that is, our carers. But yes, you know, when we first formed, we weren't sure about using the word care. Other people said solidarity might be better. We were worried about it, and we knew that there's different cultural meanings in different places. I believe it's different in Italy, for instance, and also in Greece, where it's more tied tightly to health and issues like that. However, what I said we were finding was these calamities of care and the carelessness all around us. So why we use care rather than social reproduction is that they are different terms in that care is always about
some immediate affective, relational, emotional dimension between people or between people and things and places, which can be loving or stressful or neglectful or abusive. It's got that interactive condition, whereas social reproduction, in contrast, is a broader functional, systemic or economic category necessary for sustaining productive activities. And within capitalist societies, of course, we know it's always traditionally relied on women's unpaid labor. That's how it generates its profits. But it's a system and an economic process, whereas care itself is different because it's one aspect of social reproduction. It's one aspect of how societies manage to reproduce themselves and to keep on producing those workers who are going to make profits if we're living in capitalism. But it's an aspect which we feel has to be looked at for its own sake, because it was so rapidly deteriorating of late, you know, with a sort of pretend care or a type of fixing of care in which there was no real relationship and no real concern for those in need of care, nor any real concern for those who were doing the caring. And that's to do with what we might get onto the marketizing of care, the outsourcing of care, which is okay, to do with Lynn, I'll stop you. Society. Yeah. Sorry, I'll stop you. Lynn dice, è interessante vedere come durante la pandemia ci siamo accorti d'improvviso che le persone strapagate, ultrapagate, erano davvero inutili, mentre invece le persone sottopagate, sottovalutate e relegate ai margini erano invece le persone su cui facevamo più affidamento e da cui dipendevamo. All'inizio, quando abbiamo iniziato appunto a scrivere il manifesto, non eravamo sicuri e sicure di utilizzare il termine cura. Ci avevano suggerito di utilizzare il termine solidarietà, perché il termine cura è un termine che ha anche significati differenti a seconda delle lingue. Ma abbiamo deciso di utilizzare cura perché cura è immediatamente legato alla sfera emotiva. Cura segnala immediatamente una relazione tra persone, tra luoghi, una relazione che può avere molti aspetti, può essere una relazione positiva, una relazione appunto d'affetto, di amicizia, ma può anche essere una relazione abusiva. Appunto di molestia. E la differenza rispetto a tra cura e riproduzione sociale è che riproduzione sociale è una categoria più vasta, una categoria economica che descrive un aspetto del sistema in cui viviamo, del sistema capitalistico, e cioè appunto la riproduzione sociale che permette al sistema produttivo di andare avanti. Come sappiamo, storicamente si fonda sul lavoro delle donne, ma fondamentalmente la riproduzione sociale è un processo economico. La cura è un aspetto della riproduzione sociale che abbiamo deciso di affrontare singolarmente, perché appunto c'è una crisi profonda della cura, una cura che è detta tale ma non lo è, perché non c'è nessuna vera relazione tra i soggetti che la ricevono e che la offrono, e non c'è nessuna reale preoccupazione rispetto appunto alle persone stesse che offrono la cura. Yeah, thank you, Lynn, you're right. The pandemic has Arundhati Roy, an Indian writer, wrote in some months ago, is a portal, no? It works like a chemical experiment, which has shown the centrality of care. There is also a sentence by a feminist scholar, Heather Marsh, which sounds like this, like, people are paid to kill, people are not paid to give birth. And, nevertheless, the paradox and the hierarchies of care and the historical conflict between different care practices and models have become indeed more explicit during the pandemic. When, for instance, we see on the one hand, people organizing to providing care among neighborhoods, such as food delivery, or within online communities such as toolkits to protect elderly,
or DIY protocols to manage with the virus at home, or collective call centers to bring mental health support, to denounce domestic violence, and so on, no? But on the other side, we see multinational corporations support by states making huge profits, for instance, with the vaccine patent, the closed one, or through what Naomi Klein has well synthesized as this Green New Deal. That's right. Okay. So just to translate. Arunda Tiroi ha detto che la pandemia, se non sbaglio, è un portale che ci fa appunto vedere la centralità del lavoro di cura. E, per citare un altro studioso famoso, di cui mi sfugge il nome, Maddalena, ma puoi correggermi, le persone sono pagate per uccidere, ma non sono quasi mai pagate per far nascere la vita. E la pandemia ha sottolineato e ha messo proprio in evidenza e risalto le differenti idee di cura che albergano nella nostra società. Da un lato c'è stata la cura mutualistica, quindi tutte le reti di vicinato che si sono attivate per appunto aiutare, per proteggere gli anziani, per dare indicazioni sui dispositivi di protezione individuale, le misure da adottare a casa in caso di contagio, i call center che hanno proliferato, e dall'altra però c'è l'idea di cura ufficiale, cioè quella dei vaccini portata avanti dalle corporation, dalle multinazionali, che è appunto improntata esclusivamente al profitto. Yeah, and in this dichotomy, let's say that the model of care which has unrevealed more openly during this last month at a governmental level, although with some exceptions, represent a top-down power aiming at repositioning the economic sector at the core of all priorities, avoiding any kind of reflections on productivities and resource limits. What can be called as a capitalist form of care or caring for profits. Perhaps if we were in a movie, this last month would be the climax, no? The point break, the moment in which one of these two divergent models of care must take over. So Lynn, in the book, at the very beginning, there is this statement that I really loved, which says, I quote, "No, liberalism is uncaring by design." No, a statement that, from my perspective, is able to powerfully express how carelessness reigns and continues to reign in different levels of life, but also how all our, let's say, counter strategies, all alternative forms of caring assemblages are dependent by the urgency. You were saying before, there's no time anymore to foster, no, a new social ecology design. Thus, I would love to ask you to draw more on this statement to explain the multiple crises we are experiencing nowadays and its connection with what is called, also by many other feminist thinkers, has the crisis of care. Il modello governamentale che ci portiamo appresso continua e che sta venendo appunto dispiegato durante questa crisi pandemica è assolutamente un modello che evita qualsiasi riflessione sul sistema produttivo che ha causato la pandemia, è calato dall'alto verso il basso e rispecchia quella forma capitalistica di cura, il capitalismo della cura, che appunto ci ha portato fino a qui. Sembra veramente che la pandemia possa essere un punto di svolta che rende evidente e necessaria questa crisi della cura e rende necessario appunto ribaltare questo paradigma. C'è una frase del manifesto che è particolarmente significativa per descrivere l'approccio neoliberista alla cura, e cioè il neoliberismo è incurante perché è progettato per esserlo. Una frase che è veramente esprime chiaramente quella che è il paradigma neoliberista in questo campo, ma che segnala anche l'urgenza di trovare strategie alternative. Yes, thank you, Maddalena.
I just want to say first that in the manifesto, we adopt a very broad or capacious notion of care in line with people like Naomi Klein or Joan Tronto or Nancy Fulbray, seeing as it as all that enables people to flourish along with the world itself, which we need to help us flourish. And so we talk about caring with and caring about, as well as that hands-on caring for. And it's in that context that we say neoliberalism is uncaring by design and has created a global crisis of care, with care the new battleground, really, as you said, for multiple conflicts. And you may recall that it's actually decades since Nancy Fraser, the US Marxist feminist, identified care as the key crisis of capitalism today, when she notes, as we do and we all do, that there's barely time or space for any sort of social reproduction on which markets depend. Because the point about neoliberal politics, which we've seen increase more and more over the last 4 years, is that we've allowed the market into every sphere of life. And everybody is being valued according to how much they can offer the market, women and men alike. So the space for social reproduction, the space for care, has just shrunk and shrunk. And what's happened is that you have a huge care deficit in richer countries, as women and men alike are working ever longer hours out in the workforce. And we've been importing, relying upon a whole global care chain of underpaid, cheap, sometimes illegal immigrants, so that nearly always women, so that racism adds to the sexism that is further devaluing care and creating an ongoing crisis in the richer countries where care cannot be done adequately because of the conditions of carers and the absence of those of us who want to spend more time caring in these long hours of paid work. As well, of course, a crisis in the countries from which our care chain workers arrive. Dunque, noi nel manifesto adottiamo una idea di cura, una nozione di cura molto ampia, che è in accordo con quella di altre studiose, la Naomi Klein già citata, Jane Tronto, che appunto è una nozione di cura cura intesa come ciò che permette alle persone di fiorire, e quindi con Jane Tronto facciamo questa distinzione fra caring with, caring about e caring for, cioè prendersi cura di, interessarsi a e prendersi cura con, e in questo contesto parliamo così ampio, parliamo appunto di cura, e per noi la cura è un terreno di conflitto in questo momento aperto, ma già decenni fa Nancy Fraser diceva che la cura era una delle questioni centrali nel capitalismo contemporaneo, e che la crisi della cura era una questione centrale, perché nel mondo di oggi non c'è più tempo e spazio per la riproduzione sociale. Il tempo e lo spazio che dedichiamo nelle nostre vite alla riproduzione sociale non fa altro che restringersi, e questo perché abbiamo permesso al mercato di entrare e di prendere possesso di quasi ogni aspetto delle nostre vite, tutto è mercificato. E quindi lo spazio della riproduzione sociale si è ristretto all'interno delle nostre vite. Questo fa sì che ci sia un deficit di cura, una mancanza di cura, e che ci dobbiamo, nei paesi ricchi soprattutto, affidare a quelle cosiddette catene della cura, che mischiano il sessismo, relegando la cura al lavoro di donne, come sempre era successo, e al razzismo, cioè al delegare il lavoro di cura a persone immigrate e razzializzate. E è in questo senso che la crisi della cura coinvolge i paesi più ricchi, che appunto fanno affidamento alle catene della cura, in questo deficit di cura derivante dal fatto che nelle nostre vite non c'è più spazio e tempo per la riproduzione sociale, sia nei paesi più poveri, che sono i paesi di provenienza delle persone che spesso svolgono i lavori di cura.
Yes, care has a battleground. Yeah, in fact, it seems that until now, most of our unwaged, poorly paid and highly made invisible care work has been done mostly to fix capital distortions, once producing inequalities, violence, and a huge amount of destruction of lives and territories. Going back to Nancy Fraser, this is connected with what she calls a social contradiction of capital, no? Meaning capitalist societies making their official economies dependent on the very same processes of care and social reproduction, whose value it's disavowal. At the same time, or on the other hand, it is exactly within this paradox that we can find space for refusal. We can strengthen, let's say, the inherent anti-capitalist nature of care. La cura è appunto un campo di battaglia, il lavoro di cura che spesso è sottopagato e sfruttato e che serve a aggiustare una distorsione del capitalismo. Per tornare a Nancy Fraser, lei la definisce la contraddizione sociale del capitalismo, cioè il capitalismo è dipendente dal lavoro di riproduzione sociale, quello stesso lavoro che poi viene svalutato e sminuito. Ma forse all'interno di questa contraddizione possiamo trovare lo spazio per un'alternativa, appoggiandoci sulla natura anticapitalista del lavoro di cura e della cura. So to refuse and to strike this capitalist model of care and also to reverse economic monopolies priorities, in the book you put forward I guess two main concepts. Firstly, the need for a deeper understanding of our interdependencies. And second, the concept of promiscuous care, which draw on activist forms of care carried out by strangers whose lives resemble, such as ACT UP movement practices, as well as indigenous forms of relation among human, non-human, and the hearth. These two concepts point at the fact that we have rely for too long upon the market and the family to provide our caring needs. And they aim, I guess, at opening up a more capacious notion of care, as you were saying before, enabling us to multiply the numbers of people, of species, of things we can care for, no? Care about and care with. In this sense, I would like to ask you more about these alternative caring forms of kinships, what ethics can come through, let's say, this experimentation with new forms of imaginaries of caring that those promote by markets or by the dismantled welfare states we live within. Appunto, in questo rifiuto del modello capitalismo della cura, voi nel manifesto sottolineate e diciamo, fate affidamento su due concetti fondamentali, che sono quello dell'interdipendenza e quello della cura promiscua, cioè la cura data e ricevuta dagli estranei. Fate alcuni esempi come il movimento ACT UP e quello degli indigeni, che aprono la nozione di cura e la aprono appunto tra soggetti umani e non umani. Tutto questo sottolinea, il manifesto sottolinea come fino adesso abbiamo fatto troppo affidamento per la cura sulla nozione di mercato e di famiglia, sul mercato e sulla famiglia, e aprono la nozione di cura ad altre persone, ad altre specie, e quindi fanno veramente un lavoro importante per cercare forme alternative di relazione tra persone, nuove forme di immaginazione della cura. E quindi chiedo a Lynn di parlarci di queste forme alternative di kinship, cioè di relazioni, e queste forme alternative della cura, alternative al mercato neoliberista. Well, I so hope that there will be more space for resistance, because as you say, this year of pandemic has created clearly more forms of mutual care
you know, different ways in which we've looked after the elderly in our communities. We've bought food for them. We've tried to deal with problems of loneliness and so on. But we know, however, that our governments are going to try and get us back to so-called normal as soon as possible, this overworked, driven culture, work culture, where there's no time to do anything. So, you know, that's the struggle that is very much ongoing. And within that, when we're all out, you know, working all hours in the for the market, we find that care has just shrunk ever more to self-care. The market loves to promote self-care because we buy that. And indeed, the whole rolling back of resources, which neoliberalism brought about, was about the outsourcing of care to the markets. And that's where the caring provision was so shortened, and these carers barely had time. They were given about 15 minutes, you know, to care for people with dementia and, you know, not even able to give them showers and things like that. So caring shrunk to the level of the family where there was hardly even time to do it there. And we say it's got to be broadened right out. And we use this notion of promiscuous care, not in the sense of short or moving from one person to another to care, but rather the opposite, knowing that everybody, given the time and space, can develop the capacities to care. We all can develop the capacities to care, even though caring can be challenging, but recognizing that we have the capacities to care and that we all need care is a part of the recognition of what the human condition is. And we saw these alternative structures of care develop in particular crises. In this last crisis, we saw it, for instance, with the HIV/AIDS crisis of the 80s, when gay people in particular were for so long neglected as the key victims of AIDS. And so you've got practices of resistance and mutual aid there. We see it, of course, in the rise of Black Lives Matter, with new forms of alliance and care. You know, we are significant, and yet we've been everywhere rendered vulnerable and just targets for police shooting and so on. And we also see it in the environmental movement, which is all about the regeneration of the planet and care for each other. So there are lots of experimental forms of mutuality which we relate to expanding the notion of care. We can all care. And that's our notion of promiscuous care. Io spero che si aprano ulteriori nuovi spazi di resistenza, perché la pandemia ci ha dimostrato che ci sono possibili e sono nate durante la pandemia nuove forme di cura mutualistica, ma quello che il governo sta cercando di fare già adesso è riportarci indietro alla normalità, a un mondo dove si riesce soltanto a lavorare, non c'è tempo per fare nient'altro e quindi non c'è tempo neanche per la cura. Ancora di più che mai sembra che la cura si sia ristretta veramente soltanto alla cura di sé. La cura di sé è qualcosa su cui il neoliberismo e il mercato insistono molto. Perché questo? Perché si tende a delegare la cura al mercato e dunque la cura si ristringe sempre di più, si è ristretta persino nell'ambito della propria famiglia, dove appunto non si ha più tempo di prendersi cura gli uni degli altri. Per questo noi abbiamo adottato il termine, il concetto di cura promiscua, che non significa semplicemente passare la cura a qualcun altro, cioè far sì che qualcun altro e non i soliti soggetti si prendano cura degli altri, ma a sottolineare il fatto che tutti noi siamo in grado di fornire cura, anche se a volte è difficile, tutti noi abbiamo bisogno di cura e tutti noi possiamo fornire cura, e quindi la necessità della cura promiscua è quella di creare strutture alternative che già sono nate nel passato, per esempio durante l'epidemia di HIV negli anni 80, per esempio durante il movimento Black Lives Matter, che ha sottolineato la vulnerabilità
delle vite, ha creato nuove alleanze, il movimento ambientalista e in forme sperimentali di mutualismo che appunto tracciano il quadro di queste nuove strutture alternative di cura e che per noi sono il significato della cura promiscua. Thank you, Gaia. So I would continue for hours, but I guess there is the space for a last brief question. So to encourage this promiscuous care means also building institutions that are capacious and agile enough to recognize and to resource a wider form of care practices, no, at the level of kinship. This brings us back to some design aspects of democracy, which require, of course, conflict and power, but also imagination and a new set of practices, of tools, of ethics and politics of care. We see, no, the need to break the dichotomy between the private and the public sphere and to invert the power relation between states and corporation, which is indeed a demand that comes from many sides nowadays, such as the Green New Deal, as well as from many, let's say, less radical economists that are just asking for a more balanced relationship where states are able to give some type of conditionalities to the private sector, no? In this sense, the CARE Manifesto suggests the need for new spaces and institutive or constitutive imaginaries that need to be able to build and to draw on these alternative practices of care, probably in order to break the only main relation between public and private sectors. Bene, la cura come nostra diciamo, capacità di fare affidamento ad altri soggetti e l'interdipendenza che ci lega ci porta a un'altra questione fondamentale che è quella della democrazia, cioè delle politiche, della cura, e sempre più di più recentemente si sente l'esigenza di superare il binomio pubblico-privato e si ha bisogno di politiche economiche radicali che arginino il settore privato e il suo strapotere, e quindi in questo senso è necessario, e nel manifesto questo avviene, pensare a nuovi spazi, a immaginari costitutivi che ci permettano di rompere questo dominio strapotere del privato. Yes, I would love to keep talking to you, but we can't, unfortunately. In the manifesto we talk about what an alternative society organized around care would look like. I mean, it begins with that basic post-war expansion of welfare, which got so pushed back from the 1980s. But we also want it to be done differently. Care isn't just the responsibility of women, and care needs time, space, flexibility. It relies on an expansion of public resources, but public resources that are democratically run and don't just work from the top down in an authoritarian, bureaucratic way, as they do now and actually always have, but from the bottom up. So, you know, in the home, childcare and domestic responsibilities would be shared by whoever lives there and supported by a range of flexible, well-funded public resources. In our local communities, it means an expansion of all our social infrastructures, so important as this pandemic tells us. You know, the only things that have worked in turning the pandemic around at all have been run by the public. In Britain, we wasted, squandered billions, 22 billion on a track and trace system that doesn't work, for instance. So we've got to see that we need these properly run democratic social infrastructures actually to have any survivable future at all. You know, expanding all our public spaces and parks and libraries and everyday objects, as has been tried in various places like the Citizens Party under Ada Colau in Barcelona or different places in Britain. They usually talk about Prison, or in USA
Ohio's Cleveland model, which is about supporting workers' co-ops, but also allowing space for alternative forms of production and redistribution. So thinking up new ways, not just of caring for each other, but of producing and distributing goods. So we have to insource back from all that's been outsourced to the appalling global corporate money makers who've seen their wealth increase by 30% over the last year. They love disaster capitalism. So more democracy, more cooperative ownership, but also more alternative, imaginative ways of thinking about how we relate to each other and the world. And as you said, Maddalena, that takes us to the Green New Deal. To in Britain, it's Anne Pettifer, elsewhere it's Naomi Klein. I'm sure you have people writing about it in Italy. And I'd love to know what the alternatives that have been developed in Italy are, because I'm sure they are many. But the point is that we're not going to have any sort of good or survivable future at all unless we really change tack. Even though, so far, for instance, in Britain, we've seen no sign of it. The latest budget, for instance, had no plan for social care, no support for key workers, no mention of inequality, not a word on climate change, no talk of shorter working hours or rebuilding our communities. We've got a hell of a struggle. And yet many people are now engaged in that struggle. You know, we also have lots of feminist economists making up the Women's Budget Group who have always been active. Of course, there's a Leap Manifesto in the US. I'm sure you have your own groups, you know, all saying care is the foundation of our economy and society, and the work that makes all other work possible. And we are endangering ourselves and endangering the world by not placing it at the heart of how we build towards livable futures. Sì, abbiamo bisogno di creare una società alternativa. Nel manifesto guardiamo all'espansione economica dopo post-bellica, ma abbiamo detto dobbiamo superare quel modello, dobbiamo fare molto di più, perché la cura non deve essere soltanto appannaggio delle donne, bisogna investire, bisogna aumentare le risorse pubbliche dedicate alla cura e vanno gestite in maniera democratica, a differenza di quanto avviene adesso, dove vengono gestite dall'alto in basso, bisogna iniziare, ricominciare a gestirle dal basso verso l'alto, e quindi sì, assolutamente necessario avere più risorse per le nostre comunità locali, espandere le infrastrutture sociali e questo tutto ciò è necessario per avere un futuro vivibile, espandere gli spazi, la disponibilità di oggetti, di infrastrutture e come già succede in molti luoghi del mondo, ad esempio negli Stati Uniti, nell'Ohio, a Cleveland, in Spagna, in Gran Bretagna, ci sono esempi in tutte le parti del mondo, sicuramente ce ne saranno anche in Italia e non bisogna soltanto avere più risorse pubbliche e appunto espandere le infrastrutture sociali, ma anche pensare nuovi modi, modelli alternativi di produzione e di ridistribuzione delle ricchezze. Non basta soltanto appunto investimenti pubblici, ma proprio cambiare il modello di produzione. Basta pensare che quest'anno le corporation, le grandi aziende hanno aumentato il loro fatturato del 30%, perché il capitalismo dei disastri appunto prospera e noi abbiamo bisogno sicuramente di più democrazia, di più cooperazione, ma proprio di più immaginazione di un mondo differente. Il manifesto della cura proprio a fare proprio questo, a immaginare un altro mondo, e così arriviamo anche al Green New Deal citato da Naomi Klein, perché ovviamente se non cambiamo drasticamente non avremo proprio un futuro vivibile. Ovviamente per esempio in Gran Bretagna non sta avvenendo nessun fatto, non sta venendo fatto nessun passo in questa direzione, sarà una dura lotta portata avanti in questo momento dalle femministe, dagli economisti, da tanti soggetti, però sicuramente la cura, bisogna riconoscere che la cura è il fondamento della nostra economia, che non ci sarà nessun futuro vivibile se non cambiamo drasticamente le cose. I'll stop you because we have almost finished our time and they are letting us know that we have a question. Abbiamo una domanda di Zalib
In Italia il lavoro di cura rimane un tema centrale strumentalizzato. Okay. In Italy, care work is a theme, a core theme used to exclude women from the workplace. How can we solicitate politicians to intervene, even if they seem not to listen to us? Well, we have to talk about the future, don't we? And are we going to have a livable future or not? I mean, just like they don't want to think about care, they don't want to think about climate change, so many things they just brush aside. And yet, you know, this pandemic, people predicted this pandemic, and yet we didn't prepare for it. In Britain, we didn't prepare for it at all. We let our hospitals run down. We let our doctors and nurses, we lost lots of doctors and nurses and so on. You know, you've got to say, things are only going to get seriously worse unless we stop in our tracks and think we really have to change things. A lot of people know this, but, you know, of course, we're not in government. But we can only keep on resisting, keep on more and more passionately saying what we're saying and, you know, and trying to get representatives, I suppose, at local municipal level, sometimes easier, or at state level to listen to what we're saying and act on it. Of course, we can try and develop our own alternatives, but it's always very limited. You know, we have to have those basic caring infrastructures, which they've allowed to run down, to enable us to do the work that we want to do. We can't just do it ourselves. It has to be done, you know, at local, at national, and indeed at international level. You know, we know the whole migration problem is that people are being driven out from where they live because of the wars that we've participated in, because of climate change that we've done so little to try and prevent. The First World is so responsible for most of the pollutions in the atmosphere and so on. So can you say, do you want a future for your children and grandchildren or not? And if you do, start listening to us. Beh, bisogna parlare del futuro, bisogna parlare ai nostri politici del futuro e chiedergli: volete un futuro vivibile oppure no? Questa pandemia d'altronde era stata prevista, era stata annunciata, eppure ci siamo trovati impreparati e non avevamo i letti, non avevamo i sistemi di protezione individuale per i nostri medici, infermieri, e le cose peggioreranno sempre di più se non cambieremo radicalmente. E quindi l'unica nostra speranza è resistere, continuare a resistere per cambiare le cose e forzare i nostri rappresentanti istituzionali ad ascoltarci e ad agire, perché ovviamente noi possiamo continuare a sviluppare alternative che nascono dal basso, ma non basteranno le nostre sole forze. Abbiamo necessità di avere infrastrutture a livello locale, nazionale e internazionale che sostengano il nostro lavoro di cura, ad esempio con la crisi dei migranti o con la questione dell'inquinamento, tutte questioni che ovviamente sono di portata internazionale e che non bastano, non possono essere risolte semplicemente diciamo con degli sforzi dal basso. E quindi la questione centrale è dire: volete un futuro per voi o per i vostri figli oppure no? Perché se volete un futuro bisogna cambiare radicalmente. Grazie moltissimo, mi sembra un'ottima chiusura di questo interessantissimo incontro con tutti questi spunti e queste visioni molto interessanti. Vi ringrazio di nuovo tantissimo a nome di Archive, ringrazio Allegre che ha organizzato questa bella presentazione, Gaia che ha fatto questo sforzo enorme di traduzione, di sintesi, di conduzione, Maddalena ovviamente, e Lin per ultima, ma soltanto perché è la più grande. Vi diamo appuntamento per il prossimo, che è come titolo Lidia Menapace, a cura della casa editrice Marea, che presenta gli scritti che sono stati pubblicati su questa rivista che esiste da tantissimi anni da Lidia Menapace. Saranno
In calendario Monica Lanfranco, che è la direttora della rivista, Laura Guidetti e Rosanna Peretti. Domani alle 18, grazie di nuovo a tutti e buona serata. Thank you Grazie so much, mille. Lynn, and Gaia and Ciao Giovanna. Lynn, ciao Lynn, grazie. Thank you, Ciao Maddalena. Gaia, ciao Grazie a Maddalena. Feminism. Hope to follow up soon. Yes, I wish I could have said more about artwork and the importance of artworkers and what Yeah, they're doing sure. around there. I meant to. There's not enough time. Next time, we'll have Next another time. time, I hope. Thank you very much. See you soon. Thank Bye, you. strong women and young women. So, how many people did we have there listening? I think 35 on Facebook.